Altavilla Silentina, militari caduti o dispersi durante la Seconda Guerra Mondiale. Questo è il titolo dell'ultima opera di Arduino Senatore che questa sera sarà presentata presso l'Auditorium Casa Grande di Altavilla Silentina. Noi siamo proprio con l'autore. Da che cosa nasce l'esigenza di scrivere un libro che ha questo tema così importante? Non esisteva un elenco preciso dei militari caduti durante la Seconda Guerra Mondiale. E attraverso l'archivio di Stato, attraverso gli atti del Comune, attraverso le famiglie che mi hanno aperto la loro porta, con tanto affetto mi hanno consegnato delle lettere, delle fotografie, in modo che ho potuto costruire in due paginette A4 la storia del militare caduto altavillese. Questa è la prima parte del libro. La seconda parte del libro tratta degli altavillesi che durante la Seconda Guerra Mondiale sono periti le vittime civili sotto le bombe. Ad Altavilla le stalle erano considerate sicure perché erano a Lamia e quindi i cittadini si erano, diciamo, era un ricovero a tutti gli effetti, no? Nella certezza che non venisse bombardato. Se non che poi dal mare e c'erano rifugi in tutto il paese. Le stalle erano tutte occupate perché pure quelli che stavano nelle campagne erano da Altavilla pensando che non colpissero il paese. Però non fu così. Quattro rifugi, tra virgolette, furono bombardati. Uno di questi, quello della signora Donatella Scultore, morì perché cadde una bomba sopra, lo centrò il fabbricato, cadde il marito Pasquale Galla, trovò la morte. Con lui altri sei. In questo ricovero, tra morti e feriti, c'era mia nonna, c'era mia madre e c'ero pure io, bambino, di 2 anni e mezzo e qualche mese in più. Perciò, siccome oggi è l'ottantesimo di questo avvenimento, perché i morti vanno dal 9 al 17, quindi quando c'ero io nel ricovero il 16, il 17 capita oggi e ho avuto la possibilità che l'amministrazione mi ha consentito l'uso dell'auditorium e questa sera insieme possiamo presentare questa mia ricerca, questo mio lavoro.